Buongiorno a tutti, benvenuti a Sfide, la Scuola di Tutti. Oggi abbiamo un incontro molto interessante con degli ospiti d'eccezione: ehm, Angelo Bardini, Laria Manfredi e Leonora Galli. Come sapete Sfide è il salone della scuola che ha iniziato a svolgersi tre anni fa a Milano, a Fiera Milano City. Avrebbe dovuto tenere la sua terza edizione in presenza la scorsa primavera, ma per le ovvie ragioni di chiusura dovute al Covid è stato rinviato uh, a novembre e adesso si svolge in modalità telematica a distanza. Quindi abbiamo fatto una selezione di quelli che erano gli incontri più interessanti che avremmo comunque seguito anche in primavera, ne abbiamo aggiunto altri e abbiamo costituito un, un palinsesto molto interessante che si snoda lungo dieci giorni. Sfide è nato all'interno del salone del consumo critico degli stili di vita sostenibili, fa la cosa giusta e in qualche modo sposa alcuni ideali propri di questa fiera perché il messaggio che intende portare a sfida è che la, la scuola sia proprio di tutti, cioè a partire dai, dai docenti che lavorano, dagli alunni, dalle famiglie ed a tutti quelli che partecipano anche come genitore alla vita scolastica. L'incontro di oggi, eh, diciamo, eh, riguarda il tema delle biblioteche scolastiche. Il, il primo relatore che presenterà anche gli altri ospiti è Angelo Bardini, che è stato docente, ambasciatore in dire, è stato uno dei membri del tavolo tecnico del Piano Nazionale Scuola Digitale. Si occupa anche di jazz, è direttore artistico di Milestone Jazz Club di Piacenza e a tempo libero, forse non solo a tempo libero, si occupa anche di ambienti scolastici innovativi e in particolare di biblioteche scolastiche. È un nostro ospite ormai da, da tre anni, ci ha accompagnato in tutta la storia di sfide e, così come Leonora Galli, che tra l'altro è dirigente dell'istituto comprensivo. Di Colonia Monzese e, ed è anche una dirigente di una delle scuole di sfide e quindi ha partecipato fin dall'inizio a questa avventura. Ilari Manfredi invece è la referente di Biblo del studio comprensivo di Bobbio, eh, provincia di Piacenza. Um, io adesso ascolto con molto interesse come tutti gli altri, la, la loro relazione, però vorrei anche. Così ingettare un primo stimolo alla discussione, che poi invito tutti a fare attraverso il pulsante domande e risposte che trovate in basso sullo schermo. Eh, per quanto riguarda il, il momento che stiamo vivendo, eh, quando, si, quando Angelo aveva ipotizzato questo intervento, eravamo ancora lontani dall'idea di avere una sospensione così prolungata dell'attività didattica in presenza. Eh, ora, alla luce di questa, di questa prima esperienza dei, di tutti i problemi che la scuola è chiamata a affrontare, del modo in cui deve cercare di risolverla, e anche degli stimoli che possono fornire a una nuova visione di, di come utilizzare questi strumenti che stiamo chiamati a utilizzare in breve tempo, Vorrei che magari scaturisse da questi loro interventi qualche idea per il futuro, cioè come sfruttare questo momento, come eh, trasformare questa difficoltà in nuove opportunità, in nuovi stimoli e, e come mettere diciamo, a frutto, come tesorizzare tutto quello che stiamo facendo in questo momento. Quindi mi aspetto che dai loro interventi anche scaturisca per tutti noi qualche suggerimento, qualche stimolo che ci possa aiutare anche per la ripresa che speriamo arrivi presto. Um, lascio adesso quindi la parola, quindi raccomando a tutti di, di intervenire con domande attraverso il pulsante domande e risposte, a cui cerchiamo di rispondere in corsa, magari direttamente attraverso lo strumento o gli stessi relatori, e poi dedicheremo magari qualche eh, minuto finale. A far rispondere l'attore rispetto magari alle domande che si ripetono più frequentemente. Ehm, ricordo a tutti che tutti i partecipanti riceveranno fra qualche giorno anche l'attestato di partecipazione a questo evento, che naturalmente è valido ai fini dell'aggiornamento per i docenti. Grazie ancora a tutti per la partecipazione e passo la parola ad Angelo Bardini. Bene, allora, allora buongiorno a tutti. Quando abbiamo, come ha detto Marzio, abbiamo pensato a questo intervento, eravamo molto lontani da, da un'idea di vita come quella che stiamo vivendo. Siamo eh, alla luce dei fatti, ho invitato appunto eh, due scuole perché portassero, come hai detto tu in questa ultima parte del tuo intervento, la loro, la loro esperienza sul campo, quindi proprio per essere, per essere diciamo, molto dentro a quanto si può fare oggi con le biblioteche. Quindi noi ci siamo divisi in questo modo, ci sarà un primo intervento di Laria Manfredi e le domande eh, lei, lei risponderà diciamo al termine del, del suo intervento e dell'istituto comprensivo di, di Bobbio, quindi una biblioteca sul campo, un bel campo, una scuola eh, molto attiva e nel nella, nella rete Biblo assolutamente una di quelle che che mostra un, così, un grande interesse, una grande partecipazione a quello che noi facciamo. Poi interverrò io, diciamo, con una specie di, di decalogo scritto del, del che fare, anche se siamo in tempo, in tempo di crisi, il, il decalogo resta sempre, e poi chiudiamo con Eleonora Gali, del suo comprensivo di Cronio Monzese, con un'altra esperienza sul campo, proprio per vedere cosa è stato fatto sia in questi, in questi sette mesi ma anche le, le prospettive per il futuro quindi i tre interventi sono, sono questi chi ha del, un, delle domande facciamo due domande per, per ognuno dei interventi per non fare magari troppe eh, a ilaria vanno, vanno fatte al termine del, proprio, del, 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 del suo intervento perché poi lei ha dei tempi abbastanza brevi vi ringrazio quindi passo la parola a ilaria eh, a te Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate, che funzioni tutto. Eh, ringrazio Angelo di avermi chiesto di partecipare, ehm, seppur eh, con timore perché sono una persona un po' timida, parlo sempre volentieri dell'esperienza della mia scuola perché credo che sia eh, una buona esperienza, credo che sia diciamo, significativa, che possa sempre servire ad altri insegnanti, ad altri operatori del settore per uh, magari incoraggiarsi un po', insomma, farsi coraggio in questo percorso. Allora io se adesso riesco vi condivido lo schermo e uh, vi inizio a raccontare un po' uh, della nostra biblioteca. Ecco, um, la nostra biblioteca si chiama ovviamente Biblo perché parte dalla rete Biblo, sotto il ponte perché questo ponte... Il simbolo un po' della, del paese, della cittadina che fa capo al nostro istituto omnicomprensivo. Considerate che siamo in Valtrebbia e che il nostro istituto è un piccolo istituto, siamo una piccola scuola di circa 450 alunni, però dislocati in circa 70 chilometri di vallata, quindi insomma siamo abbastanza come dire dispersi, frammentati. Um, per noi la biblioteca è una, una, come dire, fondamentale per il nostro istituto, l'abbiamo voluta innovativa, qualche anno fa siamo partiti eh, aderendo a una serie di bandi, provando una serie di bandi, fino a che poi nella rete Biblo abbiamo trovato la, diciamo, la soluzione che a noi piaceva di più. E quindi abbiamo, crediamo che la nostra biblioteca debba essere innovativa per creare opportunità, perché pensiamo che per tutti i ragazzi debba, essere, debba esserci nell'istituto l'opportunità di sviluppare la propria cultura per dare una scelta, una possibilità di scelta, ma soprattutto per gettare delle fondamenta, mh, qualcosa per il loro futuro. Um, pensiamo che la biblioteca possa avere degli infiniti, così ne ho messi qua alcuni. Eh, su cui inizia il nostro viaggio. Eh, quindi, ovviamente leggere, viaggiare, crescere, riflettere, sognare, vivere, immaginare tante belle parole, ma che dovevano per forza di cose partire da qualcosa di concreto. e Quindi l'infinito che ha subito seguito è stato quello del traslocare. Le immagini che vedete sono quelle della nostra vecchia biblioteca, una biblioteca che serviva un po' anche come insomma, ambulatorio medico, insomma, era un po' un insieme, una specie di sgabuzzino. Quindi ci siamo armati di scopo e palette e abbiamo fatto un trasloco. Abbiamo poi subito cominciato ad immaginare. Abbiamo voluto immaginare come avremmo voluto la nostra, la nostra biblioteca. Eh, per cui, con l'aiuto di alcuni colleghi, abbiamo anche realizzato questo video che vedete eh, per cercare di capire cosa potevamo fare. E ehm, il problema successivo è stato quello, ovviamente, di, di trovare dei fondi, di trovare dei fondi perché come scuola non avevamo vinto nessuno dei bandi a cui avevamo partecipato e quindi ovviamente abbiamo cominciato a chiedere, eh, abbiamo chiesto al territorio, devo dire che il nostro territorio ha risposto molto bene. Quelli che vedete sono solo alcuni dei, delle persone che ci hanno, dei, delle aziende che ci hanno aiutato, degli enti che ci hanno aiutato per realizzare quella che per noi doveva essere la costruzione di una biblioteca smart, accogliente, luminosa e questo è quello che è un po' il risultato, diciamo, finale dal punto di vista così strutturale, che è il primo passo che poi alla fine un istituto deve fare. Questo primo passo deve ovviamente poi eh, funzionare perché la stanza da sola è bella, ma se non funziona poi non si va da nessuna parte. Quindi le cose che... Diciamo, da noi eh, funzionano come motore di questa nostra biblioteca: sono queste un gruppo di lavoro, un gruppo di docenti interessati, eh, motivati, che collaborano con me come referente e che, diciamo, eh, distribuiscono la biblioteca su tutto il territorio. Adesso, poi vi spiegherò come. Un servizio, ovviamente, aperto a tutti, non solo ai ragazzi dell'istituto, ma in certe scuole più piccole, la, la biblioteca scolastica è. Uh, biblioteca del paese, organizzare eventi sul territorio perché questo aiuta a farsi conoscere, a sensibilizzare l'opinione pubblica e anche a trovare fondi. Per noi sono fondamentali le, le reti, eh, ovviamente la rete Biblò, eh, di cui ci, mh, parlava prima Angelo e eh, che ho citato anch'io, la rete di piccole scuole che per noi è una rete importante della quale facciamo parte. E eh, ultimo, ma non meno importante, l'aspetto la digitale, cioè la piattaforma Amlol che noi abbiamo completamente a disposizione per tutti eh, i ragazzi del nostro istituto. Ecco, eh, vi dicevo prima, vi racconto come raggiungiamo i vari paesi. Eh, quello che vedete è l'immagine del primo satellite, quelli che noi abbiamo voluto chiamare satelliti cioè delle micro, micro angoli di biblioteca sparsi in tutto il territorio. Quindi immaginate questa vallata, i 70 chilometri che creano, ci sono tra il primo paese e l'ultimo, e la volontà di dare a tutti i bambini, eh, quelli che vedete sono eh, una pluriclasse, sono i, i sette bambini che compongono il, eh, il plesso, uno dei plessi della nostra scuola, dalla prima alla quinta, e hanno realizzato il loro sogno, cioè quello di vedere nella loro scuola una, un pezzo di biblò, un angolo di biblioteca. Lo stiamo facendo in, la volontà è di farlo in tutti i plessi, ne stiamo aprendo altri due al momento e puntiamo ovviamente a, ad arrivare a completare tutto il territorio. Qui ho messo un po' di, di suggestioni: cioè le nostre progettazioni, come la biblioteca lavora, come funziona. Eh, prima si diceva è un periodo complicato e pensiamo che attraverso la, il proporre determinate attività si possa comunque continuare quello che è il nostro lavoro. La biblioteca per un insegnante eh, credo sia sempre un'arma, un un'arma vincente che ehm, eh, l'insegnante ha a disposizione per poter eh, agire, per poter. Eh, Uh, come dire, anche creare dei contatti, creare delle relazioni con i propri studenti. Allora, uh, dicevo prima l'iscrizione a MLOL, mh, noi abbiamo una, come rete Biblò una, un abbonamento con MLOL, per cui tutti i nostri ragazzi hanno due uh, download gratuiti a disposizione mensili in più, tutta quella che è l'emeroteca. Uh, abbiamo una grande diffusione di uso di dispositivi digitali e questo aiuta soprattutto pensate ai ragazzi che abitano a 50 km dalla prima libreria, ovviamente, la possibilità di poter leggere sul digitale, la promozione ehm, creare eventi di promozione alla lettura sul territorio, vi racconterò poi dopo un'esperienza Uh, una di queste è quella che vi dicevo prima: la bibliotecaria con la valigia, i satelliti. Allora, in alcune scuole sono stati creati i satelliti, in altre scuole, dove il satellite non c'è ancora, l'insegnante prende i libri dalla biblioteca centrale e li trasporta ai propri alunni a cadenza più o meno quindicinale. La formazione degli insegnanti è un'altra attività nella quale noi crediamo molto. Un'altra iniziativa che sta partendo adesso, proprio anche in, in previsione di questa, diciamo, eh, semi-chiusura della scuola, no? è una scuola aperta ma parzialmente, e quindi l'apertura eh, di un blog proprio per una condivisione di esperienze di lettura e l'inizio di una web radio eh, dove i ragazzi potranno registrare dei podcast di lettura, ragazzi e non solo, anche i genitori, proprio per rendere, diciamo, creare una comunità attorno al libro, un po' l'intento è un po' quello. Io qui di seguito vi ho messo una serie di attività che noi normalmente mh, svolgiamo a scuola, perché così magari possono essere forse degli spunti. Il ti presento un libro è un'attività che viene fatta a cicli mensili in cui i bambini rispetto ai libri che hanno letto ehm, raccontano del libro, lo raccontano a parole ma lo raccontano soprattutto, spero che possiate vedere, con dei, eh, delle specie di, come dire, di scenografie nelle quali rappresentano alcune parti del libro, le scene che, di più, che più sono piaciute. Un'altra attività è quella del grandi che leggono per i piccoli. Questa motiva ovviamente il grande a leggere e il piccolo ad ascoltare, ad appassionarsi ai libri. Uh, ecco, uh, durante la DAD, durante la dad uh, ci sono stati, a uh, parte un po' di momento di confusione iniziale, però uh, il libro ha sempre fatto un po' da sfondo, no? Per cui gli insegnanti, utilizzando anche la piattaforma Mlol, davano ai ragazzi la possibilità di leggere e poi quello che vedete qui è un quiz su una storia che era stata letta. E stessa cosa vale un po' per la DDI, cioè la didattica digitale integrata che oggi comunque siamo chiamati a fare, abbiamo bambini che partecipano da casa, abbiamo situazioni un po' difficili da gestire e quindi il libro spesso unisce molto più di altre cose, questo senza dubbio. Ho la fortuna di abitare in Valtrebbia, quindi spesso usciamo all'aperto per poter portare i ragazzi a leggere al piacere della lettura all'aria aperta proprio. Uh, la ricerca di fondi, il come fare, uno, il titolo nostro diceva insomma: uh, come si può gestire una biblioteca. Uh, L'immagine che vedete è relativa a un'iniziativa, ve la racconto perché qualcuno forse potrebbe copiarla ed avere gli stessi benefici che abbiamo avuto noi quando abbiamo smantellato la vecchia biblioteca c'erano dei libri non più utilizzabili eh, magari anche raccolte di fiabe di storie ma insomma che graficamente e anche un po' per il, il tempo no? erano un po' passati allora li abbiamo tutti incartati quelli che vedete qua nell'immagine sono libri incartati al buio li abbiamo al buio nel senso che non si capiva più quale fosse il titolo. E abbiamo fatto una bancarella: la, le persone che arrivavano potevano sceglierne uno semplicemente leggendo. Vedete sulle etichette le suggestioni che noi avevamo messo, cioè delle semplici frasi, l'inizio, la fine del libro, la, una frase che ci aveva colpito, e lasciando ovviamente una piccola offerta, si portavano a casa questo libro al buio. Eh, I fondi sono stati abbastanza importanti e eh, devo dire che i libri intanto non li abbiamo più da spolverare, quindi <ride> doppio, come dire, doppio pregio di questa iniziativa. La lettura digitale che vi dicevo prima per noi, soprattutto nei paesi lontani, non voglio più essere ripetitiva, questo è il nostro blog, quindi della biblioteca nel quale noi stiamo cominciando a raccogliere tutti gli spunti e tutti i book trailer fatti dai nostri ragazzi, anche quelli della secondaria e di secondo grado. E vi lascerei con questa ultima proprio frase. Nella realtà la qualità della scuola può essere giudicata dalla determinazione con cui ritaglia tempo e spazio per la lettura e dalla convinzione con cui li protegge. Questa è una frase di Chambers, il lettore infinito. La nostra ovviamente deve essere una biblioteca un po' per tutti, proprio per il nostro territorio e pensiamo che solo in quel modo possa essere veramente diffusa ovunque. Io vi ringrazio, ho concluso il mio intervento. Benissimo. Interrompo anche la condivisione e ritorno da voi. Okay. Grazie a tutti. Io non ho viste, ma credo che eh, vi sia stata anche un po' presa dalla. Sì, comunque, eventualmente ehm, potranno ancora adesso rivolgere domande. S certo. Se per caso Ilaria devi scappare, poi te le manderemo via mail e risponderai. Io a questo proposito ringrazio tutti. Se vedete che a un certo punto sparisco, è proprio per una questione di impegno familiare, ma Angelo. E anche leonoro ovviamente sapranno rispondere <ride> eventualmente io ho qualche... fiatato <ride> sì, assolutamente sì grazie Bene. a tutti Ringrazio. grazie grazie l'aria molto sempre molto molto bello niente allora torno io lo vedete marzo vedete il mio il mio il mio sfondo sì assolutamente sì benissimo allora eh, facciamo anche diamoci anche dei tempi mancano 10 alle 5 eh, circa tra 40 minuti mi dici hai ancora un minuto come si fa a basket ultimo minuto chi vince vince quindi io ho un po' di parole ma non è detto che poi le debba, debba tirare fuori tutto quindi il titolo è questo è quasi solo per immagini quindi poi verrà messo a disposizione credo il, il, il pdf eh, comunque sono, sono immagini che possono in ogni caso servire ho già detto prima, marzo, quindi piano tecnico del PNSD, oggi ambassador in dire al quinto anno di, di quiescenza. Anzi, non lo so se sì, cioè, sì, quiescenza. Questi sono i contatti, i contatti sono importanti e, e lo vedremo dopo, sono, in contatto, sono importanti sia, sia nel nostro lavoro, avere, avere i contatti diciamo, a cui fare riferimento, quindi avere una buona agenda Serve, i dirigenti scolastici lo sanno e lo sanno anche i, gli insegnanti. Questi sono i social, praticamente, quindi c'è una mia mail, c'è Twitter, c'è Instagram e poi c'è Facebook da molto poco, da, da due mesi. Uh, un selfie, un selfie si fa, una foto si fa. Abbiamo già spiegato prima. Se devo scegliere una, una immagine uh, della, della la mia tra parentesi, carriera scolastica, potrei scegliere questa. Insomma, il, il Ministero ha messo nella, sul proprio sito nella, nella presentazione delle biblioteche scolastiche. Quindi dellazione 24, una biblioteca inventata vent'anni fa, esattamente vent'anni fa, era il, il 2000, le biblioteche non, ancora non si sapeva. Che cosa farsene una biblioteca assolutamente nuova, di cui vedrete magari qualche immagine, ma di cui dopo è rimasta, diciamo, è rimasta l'impronta. Quindi il selfie, se devo scegliere un'immagine di questi 30 e passa anni di scuola, potrebbe essere questa. Che ci faccio qui: ci faccio qui, come dice una, un, collega, un collega, un collega di Città di Castello. È inutile inventare la ruota per cui. Sono qui perché alcune cose le abbiamo già fatte, molti errori li abbiamo già fatti, molti problemi li abbiamo già risolti e quindi siamo a disposizione, come rete vi blog, come di, così, di, fare, di far fare qualche errore in meno o comunque di, di, di discutere, di, di aiutare, creare un accordo di rete piuttosto che dove investire i primi 5.000 euro che ho. E quindi la ruota è esattamente quello, ricominciare sempre da zero. In un mondo quello della scuola che è già di suo molto lento, credo non porti da nessuna parte. Ho alcuni dati, per cui tra i 10-12 punti che ho messo, ma sono, sono parole, quindi c'è una, una parte zero. La parte zero sono alcuni dati. Questi sono i dati AIB dove, 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 dove emerge che le biblioteche scolastiche sono, sono povere, sono, soprattutto sono molto brutte, sono mal finanziate. Anche se da questi dati vedete che nel 2011 quasi l'80% delle scuole dichiarava di avere una biblioteca scolastica, voi tutti sapete che è un falso in atto pubblico, nel senso che non è assolutamente vero, proprio assolutamente vero, perché dopo 10 milioni di euro dal 2015 siamo più o meno sulle boh, 700-800 biblioteche, però tutti dichiaravano. Cinque anni dopo sono stati un pochino più onesti, eravamo attorno al 70%, il 10% ha rinunciato, ha detto vabbè, una balla così non la, non la racconto più, e quindi si è perso il 10%. Ricordiamoci che in, in Germania solo il 40% delle, delle scuole dichiara di avere una biblioteca. Questo ci dà forse un, anche un, una foto insomma, di, come, di, che, di, che tipi, di, di che tipi siamo forse. Il, nel 2011 le biblioteche dichiaravano 3000, circa 3.000 volumi. Cinque anni dopo, 2000, 2005, insomma, il senso della, della vergogna, man mano emergeva: eh, i centesimi. Ecco quello che si spende nella biblioteca sono chiaramente dei centesimi per alunno, tranne poi tutti dire i libri sono importanti, quindi c'è una contraddizione interna. Di, Così vi, vi suggerisco, io poi lo, lo, come dire, lo riassumo un attimo lo riassumo un attimo questo, questo, questo video di, di Ascanio Celestini, basta che digitiate eh, Ascagno Celestini, biblioteche, e in, e in tre minuti vi dà esattamente il quadro di, di come stiamo. Non lo, non lo faccio andare prima perché così ci possiamo vedere dei minuti, ma sarebbe stato abbastanza carino, solo che Zoom andava, diciamo cioè non ci dà la possibilità di, di, di avviare una, un video da, da Facebook. Comunque lo, lo trovate in, in Google ed è come sempre a Scanio molto simpatico. Ma, ma così vi riassumo: sei italiani su 10 non leggono un libro all'anno. Nel 2010 è stato l'anno top, si leggeva molto di più che nel, che nel 2000, dopodiché nel 2010 abbiamo avuto la, la, la curva alta per poi scendere. Anche se è vero che dal, dal PNSD in poi, quindi negli ultimi quattro anni, la curva ha ripreso un pochino a salire. Le donne leggono più degli uomini, ma lo sappiamo, basta guardare in, in spiaggia quante, quante donne hanno in mano un libro e quanti uomini hanno in mano un libro. Eh, il nord legge più che, che al sud, diciamo quella, quel 40% in realtà è la media tra un 44% al nord e un 36% al sud. Eh, le isole. Leggono, ma in modo diverso, per esempio la Sardegna legge più della, della Sicilia, i giovani leggono più dei, degli anziani, forse perché vanno, perché vanno a scuola. La ehm, cosa molto importante è che nelle, nel, nelle case dove, eh, dove ci sono i libri, come a casa mia, sono un po' sparsi dappertutto, eh, diciamo, le mie figlie incontrandoli, sbattendo contro, facendo cadere in terra o vedendo forse i Genitori leggere hanno, diciamo, hanno, 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 hanno preso per buono questo, questo gioco. Per cui, nel, nelle, nelle case in cui si legge, i, i bimbi leggono e quindi hanno a disposizione un, un vocabolario poi fondamentalmente molto più ricco. Ehm, L'ultimo dato potrebbe essere che solamente, eh, anzi, no, il 35 delle, delle case italiane ha ah, da 25 a 30 libri. Nelle case, è bello farlo con i, con i bambini questo, senza voler indagare più che tanto, ma capire se dall'altra parte eh, i, i libri esistono. E solamente in 5, in 5 m, case su 100 in, in Italia ci sono più di 100 libri. E poi vediamo anche un, uno studio che è stato fatto sulla disponibilità del libro delle case. Quindi solamente il 5% delle case italiane ha più di 80-90 libri. Insomma, un lib una, una... Ecco per cui il, il, nostro, il nostro continuare a, 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 a spingere nell'ottica di avere delle biblioteche scolastiche tende un po' a pareggiare questa, questa, questa discriminazione fondamentalmente, ma ci torniamo. Eccolo qua il discorso delle, delle disuguaglianze, quindi è da qui che nascono le disuguaglianze. Questo è un, è un pezzo preso da Save the Children. Poi avrete il, il PDF, nuotare contro il corrente. E qua praticamente in, 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 in quattro righe spiegatamente quello che ho detto io. Essere in, in famiglia, diciamo scusate, i minori che vivono nelle famiglie meno abbienti, ma che vivono in aree geografiche dove l'offerta culturale e ricreativa è maggiore rispetto alla media nazionale, quindi dove più del 38% dei minori ha svolto almeno quattro delle sette attività che avevano eh, indicato, hanno il triplo di possibilità di essere resilienti, ma soprattutto di avere, eh, cioè, di avere eh, un apprendimento molto migliore. Questo è uno studio. Uno studio fatto appunto sulla. E vedete anche il grafico a, a, a sinistra, a sinistra dove, dove gli apprendimenti sono molto legati alla, alla presenza dei libri in classe, i famosi 80 libri di cui parlavo prima, e che solo il 5% dei, dei bambini, eh, 5 dei, dei bambini diciamo, può, può avere a disposizione. La scuola diventa in questo, in questo modo. Una, un, un punto fondamentale fondamentale, ho detto prima perché eh, tutti abbiano a disposizione quegli 80 libri le biblioteche ci sono civiche eh, non frequentatissime la scuola a mio avviso ha l'obbligo di, di, di averle, di costruirle di metterle a disposizione e di aprirle semmai al, pu al, al pubblico quando eh, nel paese questo non, non accade Ultima, ultima slide della parte zero, ancora di disuguaglianze, ma l'ha accennato, accennato prima appunto, appunto Ilaria, guardando la sua valle, sei città su 10 non ha l'Ibrai, il nord e il sud sono profondamente diversi. Al nord diciamo nei paesi da 10.000 Abitanti, cioè anche da 5.000 abitanti, cioè in Emilia Romagna è così almeno a una biblioteca pubblica, non sempre questo accade. Per cui in sei città italiane per arrivare al libro corre l'auto. Conoscendo così, guardando un attimo all'Italia, guardate le zone rosse, le zone arancioni, si va da un minimo di 20 minuti a un massimo di un'ora in, in, cioè in auto per raggiungere il primo libro. Che può essere una, una biblioteca civica o può essere eh, una libreria, quantomeno. Quindi, i paesi di cui parlava prima Ilaria non possono raggiungere eh, appunto eh, il libro in tempi, non dico a piedi, ma nemmeno in cinque minuti d'auto. Quindi la disuguaglianza nasce da qui, nasce, nasce già da queste cose qua. Eh, uno. Allora, il punto uno. È l'organizzazione. Ho messo questa immagine perché non, non volevo mettere l'immagine di un dirigente scolastico, non sarebbe stato bello, perché dico che se eh, il dirigente scolastico non la vuole, la biblioteca non si costruisce. Se il se la, se la dirigente scolastico ci crede, si fa molto alla svelta. Quindi, nel momento in cui fate il secondo passo, che vedremo dopo, tutto dipende, diciamo, dalla, dalla figura. Se partiamo da qui, siamo già, a mio avviso al 30% dell'opera. Quindi eh, noi come, come rete di Blo abbiamo, abbiamo sempre visto i dirigenti in prima linea. Eh, Eleonora, Eleonora è qui, è una delle, delle, delle dirigenti che più, che più spingono, che più hanno, hanno lavorato, che hanno creato ambienti, credo con grande soddisfazione. La seconda parte è sempre il punto 1, la parola 1 è sempre organizzazione. Ed è un, um, un gruppo di progetto, occorre avere al proprio interno un gruppo di progetto che faccia sì, cioè che, che coordini tutte, tut, tutte, tutte le fasi, che vuol dire trovare lo spazio, cominciare a, a visitare i siti dei mobili, degli arredi, cominciare a costruirle poi e poi a, a disegnarle. Il secondo è um, un, gruppo un gruppo di coordinamento, siamo sempre uh, all'organizzazione che dovrebbe essere misto nel momento in cui è un comprensivo, dovrebbe essere più o meno di una decina di persone, 8-10 persone, magari una o due per ogni plesso o comunque se non altro, uno o due per ogni, per ogni, per ogni fascia, quindi per la, per la materna, per la, per la primaria e per la secondaria di, di primo grado. Dopodiché integrerei anche... Eh, un genitore almeno del consiglio di, di istituto o comunque interessato e possibilmente eh, una, uno, uno indicato dall'amministrazione. Così funziona meglio. Metto, siamo, siamo qui per non inventare la ruota e eh, quindi questo potrebbe essere rete. Ecco, la rete è una parola molto importante, l'avete visto prima. Prima abbiamo, così parafrasando una rosa, una rosa, una rosa, una rosa è una rosa, è una, è una rosa. Quando ha parlato Ilaria mi veniva in mente eh, una rete nella rete, nella rete. Poi avete visto, avete visto Bobbio, dove loro hanno una rete che fa capo alla, diciamo alla, alla, alla sede centrale e poi hanno tante piccole biblioteche. Quindi siamo già diciamo, in un polo che serve un'intera valle di 70 chilometri, di un paese tra l'altro molto molto bello, ma, eh, ma la, la scuola di Bobbio è all'interno di una piccola rete, neanche tanto piccola, eh, onestamente, siamo, arriva, siamo arrivati a sette scuole della nostra provincia. Essere in sette scuole della nostra provincia, ecco il discorso della, della rete, ci dà la possibilità di avere grandi sconti nella, nella libreria convenzionata, ma veramente grandi, grandi sconti, poter accedere a, a dei fondi territoriali, che può essere la fondazione che lei ha citata prima. Quindi, come dire, avere una piccola rete in un, in un territorio circoscritto funziona così. Dopodiché, questa rete, questa micro rete della Valle, inserita nella rete di tutta la provincia, entra invece in una rete nazionale che è appunto Biblò. Da qualche mese, da qualche mese è, nata, è nato il coordinamento delle, delle reti scolastiche, delle biblioteche scolastiche eh, italiane. La capofila è il Liceo Classico Massimo D'Azeglio, c'è un sito. C'è un sito, adesso se mai ve lo indico, sì, è www.bibliotechescolastiche.com Ecco lì, diciamo, è un'altra, è la, la Maxi Rete, quindi una rete nella rete, nella rete, nella rete, che coordina, diciamo, il, che coordina tutto il, il movimento delle, delle tante reti, tante forse no, mi aspettavo qualcosa di più dopo 10 milioni spesi dalla, dallo Stato, però diciamo è un coordinamento delle reti, perché troviamo la rete delle, delle biblioteche scolastiche vicentine, piuttosto che eh, Torino Rete Libri, piuttosto che Padova, che, che Verona, Bibloa e quant'altro. Quindi, più o meno oggi sono una quindicina le reti eh, all'interno del, del coordinamento. Abbiamo parlato prima della rete biblioti di cui fanno parte entrambe le, le scuole invitate oggi, in, in, diciamo in coda e, e in testa eh, agli interventi. Biblo è, è una rete un po' particolare, non è, non è territoriale, ma è, ma è nazionale perché parte a nord che prima, la più a nord era Leonora, forse lo è ancora, non mi ricordo più. Per poi scendere, ecco, per esempio, a Cuneo c'è una micro rete provinciale di quattro biblioteche. Piacenza ne ha una, l'Emilia Romagna ne ha. In, è un, è un buon blocco, per scendere poi in Toscana, eh, in Umbria, per poi, per poi scendere a Roma, eh, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna. Quindi è, un, è una rete biblioteca più oblo, più o di stupore, quando l'abbiamo pensata abbiamo dato fuori un po' di, un po di testa ed è, ed è nata appunto. Mh, questa, questo, questo nome, Biblo, vi faremo parte. Abbiamo preferito il mare, ma abbiamo anche Leonore, che il mare non è, e, e noi nemmeno, i piacentini, il mare. Lo vedono se scavalchiamo gli Appennini. Ecco, la, la parola 3 è un ambiente di apprendimento: controllo anche l'orologio. Ehm, ecco, la, la nostra rete si distingue, e lo vedrete dopo nelle immagini. Eh, perché le biblioteche nostre mh, ci piace che siano accoglienti e belle fondamentalmente, progettate, ho detto prima, infatti la, una, la, la prima slide, diciamo entrando nel vivo, è stato il, il gruppo di, di progetto, quindi deve essere pensato, deve essere curato, mettere appunto l'apprendimento poi, poi, poi al centro, un luogo del fare, del comunicare appunto idee e le nostre conoscenze, quindi è un ambiente di apprendimento che può essere usato. In, in, veramente in mille modi, alcuni ve li ha mostrati lari, altri ve li mostrerà Eleonora. Eh, è uno spazio a, che ha una sua grammatica, se andiamo sulle neuroscienze possiamo dire che deve dare un benessere psicofisico. È, un, è uno spazio che si, che si vive con tutti i sensi, credo, veramente davvero. Basta poi mandare Spotify, abbiamo anche, 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 anche la musica, ma la narrazione è musica di suo e in più si vive con la, con la pelle, per cui eh, su nessun book reader avremo tutti i sensi impiegati, ma se il book reader lo mettiamo dentro eh, alla biblioteca, ci, fa, diciamo, ci dà la, la possibilità di, di vederla veramente molto, molto, molto aumentata. In biblioteca ci si entra anche con la pelle, il mio, vedete il mio, il mio, dietro di me, non è uno sfondo, cioè creato da, da Zoom, ma è, re, è realmente la, la biblioteca di, la libreria, scusate, se non sbaglio, <ride> la libreria di, di casa mia con, diciamo, praticamente mi fa una foto fondamentalmente, basta vedere come sono ordinati, come sono, come sono messi. È un ambiente di, di apprendimento, questa è un'immagine che potrebbe sembrarvi strana, quello che vedete al centro è il Chronos Quartet, eh, forse il, il gruppo, il quartetto d'archi più famoso al mondo. Eh, anche qua, eh, quando stasera siamo tutti in casa, perché tra Coprifuoco e, e, e il tempo siamo costretti a fare così. Digitate, googlate, e cercate Chronos Quartet eh, e troverete dei brani straordinari. Ecco, noi l'abbiamo in, invitato nel teatro alla vostra sinistra, il teatro di, di Cremona, quello del Museo de, del, del Violino e l'altro l'ho ipotizzato all'interno di un palazzetto dello sport chiaramente la, la fruizione che noi avremo di quella musica all'interno di due spazi è completamente differente un piccolissimo una piccolissima, così, un piccolissimo aneddoto abbiamo fatto il Kronos Quartet due anni fa loro come tutti gli altri avrebbero dovuto andare a cena prima del concerto più o meno un quarto alle otto concerto a nove e mezza arrivati dentro dopo dieci minuti il, diciamo, quello che è il capo, quindi. mi ha detto potremmo mangiare qui, non è per disturbarvi, però potremmo mangiare qui, nel, nel, nei camerini. E io subito ho pensato che, che se la tirassero, e in realtà non era così, non volevano uscire più. Ecco, il, il motivo era una volta che sono entrato dentro un posto così, se io esco la mia musica cade, non è più quella di prima. Ecco, credo che le biblioteche debbano essere belle anche per questo motivo, il bambino si deve stupire. Non solo con i libri, ma anche con, uh, con gli arredi. È un progetto locale, è un progetto locale e deve, e deve darci una mano ad operare una trasformazione culturale. Poi dentro ci possiamo mettere tutti: può essere la biblioteca del, del paese, può essere la piazza del paese, il luogo dell'incontro. Vado avanti un po' più veloce perché non mi manca tanto, però. Allora, l'ambiente di apprendimento, la scuola e la biblioteca non la progetta l'ingegnere del comune, la biblioteca la dovete progettare voi, perché siete voi gli insegnanti, sapete qual è il, il progetto didattico, e le biblioteche non le... Mh, cioè l'acquisto lo fa il DSGA, ma la biblioteca dovete... ma i, gli arredi dovete suggerirli voi, dovete sceglierli voi, dovete sceglierli belli. Molto spesso nelle domande mi sento dire... Ma la mia DSGA eh, va a risparmio, eh, vuol dire che il progetto che abbiamo presentato ha qualche buco fondamentalmente, è qualcosa che non funziona. La comunicazione, la comunicazione è importantissima. Per cui quando all'inizio ho messo, diciamo, Twitter, eh, Instagram e, e Facebook, eh, la, la comunicazione di una biblioteca, ma non solo di biblioteca, ma anche della scuola che fate, della didattica che voi fate, è, è fondamentale. Per cui quando dico comunicazione, la prima cosa che mi viene in mente. Ed è stata la prima slide di, di Ilaria, la prima slide di Ilaria è stato il logo Biblo sotto il ponte. Ecco, noi questo abbiamo dato molta importanza, come dice De Gregori, è dei particolari che si vede un giocatore, ecco, io credo che sia dei particolari che si distinguono una cosa fatta bene da una cosa fatta male. Quindi abbiamo un nome, abbiamo un logo, sotto c'è MLOL, MLOL Scuola, che per noi è chiaramente un punto eh, straordinario di riferimento, lo è stato anche per le famiglie. Uh, dentro a Mlola, a Mlola, il nostro Mlola, Mlola di Biblo, quindi Mlola scuola, eh, quando entro eh, alla quarta voce, alla quinta, c'è la rete Biblo, si entra dentro, quindi password, eccetera. Ecco, anche lì mi devo presentare bene, non posso lasciare lo sfondo di default, questa è una delle nostre biblioteche, quella che di Pianello, quindi presentiamo bene perché come a casa nostra, insisterò molto su casa nostra, qui vedete la mia libreria, eh, la scuola come... Come, come, come casa vostra e come casa nostra credo sia un, un passo fondamentale visto che mi occupo anche di ambienti di, di apprendimento quindi se mh, io continuo a dirlo sul, sui libri che avete dietro non c'è la targhetta grande così che occupa un, un quinto del dorso del libro a casa vostra nemmeno si può farne a meno anche all'interno della, della, della biblioteca scolastica quindi facciamole belle e, e soprattutto rispettiamole. Nella comunicazione il logo è fondamentale, questo è quello di, di Pianello, eh, quello di prima avete visto di Biblo, sono diversi perché? Perché si identificano ognuno rispettando il, il marchio eh, con, una, con un logo. Il logo, anche qui, è un, piccolissimo, un piccolissimo suggerimento, per ognuno per quello che vuole, il logo è una cosa, è talmente cioè, è importante. E tutte le cose importanti vanno fatte dagli specialisti. Cioè, il sito chi è che ve lo fa? Ve lo fa uno che sa che fa, che fa, che fa i siti. Eh, gli arredi o ve li fa il falegname e gli avete spiegato che, che cosa volete, oppure andate sulle aziende che hanno i prodotti migliori. Ecco, anche il logo ha una sua importanza, lo deve fare uno che sa fare i loghi. Quindi da, può essere insegnante di arte. Io a volte vedo i loghi fatti da dai bambini che sono palesemente fatti dai bambini i bambini sanno fare bellissime cose potete farvelo suggerire se volete cosa mettere dentro questo è nato da un'idea di un bambino che ha che su un foglio ha fatto le due, le due colline con il tidone che ci passa in mezzo dopodiché il, il tecnico lo ha, lo ha realizzato la comunicazione è fatta dobbiamo informare di ciò che noi facciamo eh, è importante, lo fa il mondo esterno, lo deve fare anche, anche la scuola. Quindi il quotidiano, se facciamo un articolo sul quotidiano, spingiamo che venga fatto bene. Questo è un articolo comparso eh, sulla su libertà, il quotidiano della nostra, della nostra città, e, ed è una pagina intera sulla scuola di Bobbio. Poi c'è in realtà, erano due le pagine, però vedete i bimbi con. La, quella foto a colori, poi c'è Facebook, chiaramente un, un, un gruppo chiuso, ma chi è, ma chi è iscritto lì può, può ricevere informazioni e quant'altro. Non sono un amante di Facebook, ma ho dovuto metterlo perché effettivamente se è un gruppo chiuso funziona. Poi c'è il blog, ve ne ho parlato prima in e qui ci infiliamo dentro alla, alla didattica. Io eh, realizzo il blog di classe ho i blog della biblioteca e quant'altro, e lì passano le. E le comunicazioni, ma soprattutto le attività didattiche. Le foto ecco, tutte le volte che poi, chiede, che poi si chiede una foto a, alla scuola perché serve per un articolo, si fa sempre fatica. Le foto devono essere fatte, fatte bene. Questa è la biblioteca di, di Bobbio, è stata fatta chiaramente con un grandangolo meglio, con un iPhone eh, con l'app la, esatta. Però, però eh, mi dice esattamente un sacco di cose. C'è il logo, ci sono le, le poltroncine. Posso, io potrei parlarne per 20 minuti. Ecco, quindi le foto devono essere fatte bene. Ma, soprattutto, una cosa molto importante, fotografate sempre. Fotografate sempre vuol dire, vuol dire ehm, quando ci entrate che, che fa schifo. Fate una foto, dopo una settimana fate un'altra foto, quando i mulatori stanno sistemando fate un'altra foto, quando l'imbianchino papà del bambino X ve la, ve, la, eh, ve la dipinge fate quattro foto, ecco, affinché ci sia poi la storia di quello che avete fatto, perché anche questo funziona nel momento in cui io poi eh, voglio, voglio fare, per esempio, una, una raccolta fondi. Perché la, perché la gente si fida delle, delle cose che vede, è inutile che le, le raccontiamo, dobbiamo anche mostrarlo. Digitale, siamo la quinta. Digitale è importantissimo, questa è quella che compare, una delle immagini che compare sulla, su Mlol Scuola di, di Biblo, anche questa è stata scelta perché è molto colorata con i cuscinoni e mi dà già l'idea di dove sono, che non è, che non è. No, abbiamo messo degli scaffali chiusi perché avremmo dato l'immagine che non dovevamo dare. Se io dietro di me vi parlo di biblioteche e avessi la, 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 come dire, tutto chiuso a chiave, sarebbe così. Oggi mi è arrivata una, una, una richiesta di, così, di una chiacchierata con condo, scusate, eh, con condoteche. Condoteche è un progetto delle biblioteche di condominio. Mi hanno detto, non è che, che vorresti fare un'ora di, di call, eccetera, e mi manda quattro foto. Allora, benissimo, eh, benissimo, ok, però dietro si, 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 si vedevano armadi, ehm, armadi chiusi con la reticella e dentro i libri. Ecco, il libro dietro ad una reticella non va bene, non va bene, diamo la sensazione che siano irraggiungibili, che mi ci voglia l'apri scatole per arrivare al libro. Che, che idea stiamo dando? Digitale ancora, Emlo ne ha parlato prima, però ecco, quello che vogliamo fare noi è che... Dopo il primo intervento sui, sugli insegnanti, quindi mh, dare l'accesso, quindi dare un account agli insegnanti, ci sia l'account alle famiglie, alle famiglie. Quindi, eh, soprattutto ecco, in, in lockdown, è diventato in, molto importante poter leggere il quotidiano, che molti non osavano andare a comprare la redicola perché il virus è su, anche sulla carta, eccetera. Oppure al mattino alle 8, prima di, di uscire, i, eh, mille, mille cose da fare ho messo la gazzetta perché i papà vengono accalapiati da questo rosa, insomma, però ci sono moltissime testate dal, dal corriere alla stampa, messaggero e quant'altro, quindi centinaia di, di quotidiani, molti, moltissimi stranieri, e qui è didattica a volontà, che non vi racconto, perché voi sapete, sapete benissimo come si fa la didattica con il quotidiano. Poi il download dei libri, là dentro alla, alla, alla rete nostra sono circa 27-28 biblioteche, ehm, le book acquistate, in altri sono 60.000 eh, 60 book. Quelli che, quelli che acquista una, un, una, una scuola sono per tutti, non solo, ma le scuole che non fanno parte della nostra rete e recuperano un libro, eh, un, cioè un libro da noi, sono soldi che vanno sul nostro, sul nostro conto fondamentalmente. Perché vengono, vengono a prenderlo nella biblioteca scolastica? Per un motivo, perché nelle biblioteche civiche una volta che hai fatto due, due prestiti, sei bloccato, soprattutto se il libro è, è in prestito, eh, devi, devi metterti in fila. Nelle biblioteche scolastiche no, nella scuola no, perché da, da marzo, per esempio, anche il gruppo Mondadori dà la possibilità della, del download di più libri. E ancora è didattica, perché se io ho 20 ragazzi e voglio leggere tutti insieme eh, Il Cavaliere inesistente, io posso scaricare su tutti i miei i, i device della mia classe il libro e quindi, e quindi lavorarci insieme. La didattica, gli insegnanti la sanno fare, sarebbe stupido che io mh, così, che buttassi dei suggerimenti che già voi sapete benissimo. Per cui eh, diciamo, il, il digitale è questo. Durante. Uh, il download, stiamo parlando di, di digitale, il, um, in tre mesi abbiamo fatto. Uh, diciamo il 130-190% dei prestiti fatti l'anno prima nell'anno intero, quindi su 12 mesi. Quindi in tre mesi MLOL, scuola di Biblo, ha, diciamo, ha dato accessi, scaricato libri, ha, ha avuto un movimento molto superiore a quanto aveva realizzato in 12 mesi nell'anno prima. Digitale è anche catalogazione. A, a sinistra è la vecchia catalogazione, ma sono sicuro che in qualche scuola c'è ancora perché, perché io l'ho vista ancora pochi mesi fa, prima che le scuole chiudessero. Dall'altra parte, chiaramente, c'è la digitalizzazione della, della catalogazione. Bello, Castone. A livello digitale, si, si potrebbe andare avanti, credo, un'altra un ora. Mi vengono in mente i book trailer di cui ha parlato prima anche, anche, anche Ilaria sul sito della, della scuola. Eh, è straordinariamente bello avere tipo a, a maggio 20, 20 book trail di libri da consigliare durante le vacanze alle mamme da far leggere ai, ai propri bimbi. Quindi vai sul sito, guardi, entri nella, nella, nel sito della biblioteca, ehm, ti fai consigliare, guardi l'elenco dei libri di cui disponi, li puoi portare sul tuo, sul tuo device o comprarli di carta e capite che, eh, che si mescola tutto. Territorio è la sesta parola. Mi piace molto questo, ma avete visto anche quella di, di Bobbio prima. Questo è un territorio dove mh, quattro anni fa, nel 2016, credo, ehm, la, la D mi disse: Non abbiamo un soldo, non abbiamo neanche un metro. In realtà, la biblioteca ci piacerebbe molto. I soldi c'erano, se li contate, sono 19 sponsor in, in un paese da, 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 da 3.500 abitanti, fundraising e crowdfunding. Poi di questo qua eh, non possiamo, diciamo allungarci tanto anzi non ci allungheremo per nulla ma tenetene conto tenete conto che eh, siamo a disposizione di tutti per, per confrontarci, per incontrare eh, gli eventuali gruppi sì di progetto che gruppi biblioteca diciamo eh, se si può dare una mano la, la famosa ruota serve appunto a questo quindi paese da, te, da 3.500 abitanti con 19 sponsor c'è un imbianchino che un imbianchino albanese che non aveva il logo, l'abbiamo messo che lui aveva dipinto per due volte dalla biblioteca a, a distanza di tre mesi. Era, non era venuta bene, lui ha detto: non, non importa, prof. della, della ricoloro. Ecco, questa è, è un po' la storia di questa, di questa ricoloratura, quella in alto è grigia è, è, cioè, è com'era, erano i metti che non c'erano, ma perché ci facevano eh, il collegio, ci facevano il collegio e quindi veniva usata più o meno dieci ore all'anno. La seconda è venuta satura, c'è cioè stata una, una saturazione, e, e il pittore ha detto «non si preoccupi, tanto il colore me lo, me lo danno gli alpini, capite? alpini, eh, il papà, abbiamo già una piccola, un piccolo gruppo che ti dà una mano, detto, in, in un sabato le la colora ancora, non si preoccupi, è diventata quella di sotto». Molto, molto più belle. Eh, questa è quella di Bobbio, ve l'ha già raccontata: siamo passati da quella cosa in alto a sinistra in quella, cosa, in quella cosa a destra. Queste sono anche piccole scuole, sia Bobbio che Pianello fanno parte del, del movimento delle, delle piccole scuole. È molto importante una delle piccole scuole perché. Perché spesso hanno scuole, come ho detto prima in una slide, qualche slide fa, che, ehm, che non raggiungono il libro se non in 20 minuti, in 40 d'auto. Dopodiché, tu scendi eh, in città, la mamma deve fare 40, 40 compere il libro la prossima volta. Quindi arrivare in questi territori l'anno scorso io ci sono arrivato anche con 250 concerti, jazz, eh, è, mh, è di una grande bellezza perché diamo la possibilità a questi ragazzi. Di, di entrare diciamo, dentro uh, al mondo culturale che spesso non li sfiora neppure. Buttare, cioè buttare è una roba che capisco benissimo, io ho anche combattuto qualche mini battaglietta su, uh, su Facebook fino a, fino a maggio scorso, ho resistito e poi ho dovuto farlo per motivi di jazz, appunto. Ecco, buttare lo so che è una brutta parola, però la biblioteca, che, la libreria che ho dietro noi, continuo a sbagliarmi, uh, non c'è dentro tutto. A volte sbaglio il libro, ma sbaglio nel senso che magari è diventato vecchio, si è speccato, non, non ha più senso. Ecco, per cui quel discorso della biblioteca, la, la scuola come casa, eh, secondo me è, è fondamentale, perché poi ci troviamo di, di fronte a delle cose di questo genere. Ecco, davanti a cose di questo genere, ho detto, eh, però non stiamo neanche male, gli scaffali ci sono, i libri non sono neanche, sono anche pochissimi, eccetera. Poi, nella realtà, sfogliandoli, erano tutti saggi disciplinari delle delle materie, per cui era praticamente il 90% c'erano dei libri di matematica di 15 anni fa, mai più toccati, magari in pensione da un sacco di tempo. Ecco, allora buttiamo, buttiamo. è successo già tra le quattro volte. All'inizio con qualche lite, ma come i miei saggi, te li porti nel tuo cassetto, facciamo prima. Eh, buttare significa questo, significa esattamente, mh, guardate le pareti di questa di qua, eh. è stata vuotata, dipinta e rimesse esattamente come erano prima, forse ci hanno fatto pure la foto di com'era per mettere il televisore lì, lì nei piedi fondamentalmente. Ecco allora, anche qua, guardate i libri, purtroppo non potete zoomare, ma quei libri sono tutti aduttari, nessun bambino leggerà mai quel libro, nel senso, nel, 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 così, ne teniamo il 20% come oggetti storici e poi, poi, e poi basta, poi devono essere belli. Scuola come casa, quindi buttare significa buttare delle cose che veramente non servono più a nulla. E poi a volte c'è anche un magazzino dove scatolare quelli che ci danno incertezza. Otto, ancora otto minuti. Otto minuti. Eh, otto minuti, allora il sito. Il sito è importantissimo, lo vedete anche voi, questo è dell'IC3 di Modena, a destra vedete c'è le biblioteche scolastiche, accedo e sotto c'è MLOL, quindi sul sito della scuola abbastanza in alto deve esserci questo servizio che noi diamo uh, al nostro territorio, perché in molte situazioni la, la biblioteca scolastica può essere la, la biblioteca di un intero territorio dove, dove non c'è a volte nemmeno la cartoleria. E poi, poi c'è l'evento, quindi sul sito capita esattamente come ha fatto, ha fatto Primilaria, cioè ho un evento, questo è di qualche una settimana fa credo, no? è Gianni Rodari, uno 100 Gianni Rodari, quindi faccio un evento sulla lettura, va sul sito, sul sito poi ho il catalogo eccetera. Sul sito ho, la, ho, le, ho le foto dell'ambiente, dell questa è San Nicolò, bellissima, inaugurata nel maggio dell'altro anno, se non ricordo male, Leonora c'era anche lei, e guardatela bene, il logo là in alto, il, il, il book crossing qui a sinistra e sulla parete di fronte. Il book crossing è lo cambio, lo butto lì, non devo neanche catalogarlo. Però c'è tutta questa bellezza, questa cura, non ho, non ho dei cartelloni sparsi dappertutto, incerottati, in con i muri scrostati. Sul sito ci, vanno, ci va la didattica, a sinistra vedete eh, dei ragazzi che stanno lavorando, didattica, eccetera. Ho i libri, quindi elenco dei libri, i book trailer di cui parlavo prima. La formazione, fondamentale, perché se sì io non formo, non so, non so usare la catalogazione, non so fare didattica dentro la biblioteca, non so, non so utilizzare Media Library eh, nel modo migliore. Noi tra 15 giorni, il 26 credo, abbiamo una formazione con Media Library per le, soprattutto per le sei scuole eh, entrate negli ultimi tre mesi eh, e quindi si fa la formazione. Chiaramente quella didattica è quella più importante, li vedete Gianni Poletti che Leonora ha già, ha già fatto, credo, o oh no, non lo so, eh, sì o no, di, fai, no, no, <ride> che farà, quasi quasi, perfetto, eh, e già ne è una che fa della... ne parlo perché oltre che essere un'amica un a me piace molto come la fa, a volte abbiamo fatto anche delle cose insieme. E, la formazione appunto su un lol, lo si fa sulla catalogazione e quant'altro. Da sinistra siamo quasi in fondo, eh, da, sinistra, da, da sinistra a destra, dall'alto in basso, vedetela un po' voi. Questa dall'alto in basso ed è la biblioteca di, di Pianello, com'era nel 2015, e questa sotto è com'era nel 2018. Il 2018 era così, capite? Sono 120 metri quadri, è diventata veramente il luogo più ambito dove si riceve l'ospite, dove, dove si fanno delle cose particolari, poi l'hanno con la tecnologia, quindi eccetera. Da sinistra a destra questa volta ed è da, da quegli scaffali con i muri grigi. A destra vedete invece gli affreschi, la parte diciamo semirigida se volete, è una parte di, di, della prima biblioteca, quella che ha oggi vent'anni, pensate nel, nel, 2000, nel 2000, una biblioteca di 320 metri quadri che però ha fatto, credo, la storia, credo che Marzio abbia vista più volte in giro e anche gli altri da sinistra a destra questa volta è, ecco, è quella roba lì questa foto qua l'ho fatta esattamente un anno fa poi pensate per otto mesi è stato il lockdown quindi armadi con la rete guardate quante, quante robe mh, disgustose se volete ci sono dentro ci sono i libri vecchissimi quindi, che nessuno vi chiederà mai quindi quel buttare secondo hanno delle, tutte le, le etichette appiccicate ma perché devo mettere una, una, una roba lì? Non, non lo so sono chiuse sono chiuse con la rete davanti c'è cioè pure la rete adesso invece siamo al, al, al cioè proprio non c'ente manco eh, perché poi molto spesso si perdono pure, pure le chiavi per cui ci sono delle, 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 delle teche dove Vabbè, non si avvicina più, cioè o li, o li, o li bombardi, oppure no, non entra, oppure scassi, che, no, che scassinare una, una biblioteca sarà veramente il massimo. E dall'altra parte invece avete eh, i, libri, i libri. Io dico sempre, se vi hanno rubato 50 libri a fine anno, capisco che la DSGA vada in paranoia, vuol dire che avete fatto 2.000 prestiti. Siate felici, pagate da bere eh, ai, ai vostri colleghi della, della, del, del gruppo. Da sinistra a destra, Ecco, questa è un'altra biblioteca, vedete, chiusa, armadi. Ora io mi chiedo come può una, uno studente entrare qui dentro, immaginando che, che il mattino si è fatto il caffè al bar e entra magari anche in una bella scuola, dopodiché va in biblioteca e si trova lì, quasi introvabili, fra l'altro, che i libri sono veramente introvabili. Dall'altra parte abbiamo gli scaffali aperti, quant'altro. Ehm, questo mi piace molto, eh, anche perché è stato un po' il passaggio che ho fatto io nel, nel 2000. Buttare via tutte le targhe, pericolosissime in caso di, di le, le, le coppe, in caso di terremoto, e, e passare invece alle, seggiole, alle sedie di Philip Stark che stanno al Moma, che stanno a Capo di Monte, che stanno uh, nel, nei vari musei del mondo, sono trasparenti, sono bellissime. E, e quindi ecco questo passaggio dal buttare via targhe e biblioteche alle diciamo alle. alle uh, alle FG Stark è un bel passaggio e qua la DSGA non vi capirà, non vi capirà, io questo ve lo dico subito, avrete una piccola lotta, però poi è una grande soddisfazione quando la vedrete. L'evento, ancora due, ancora minuti, uh, l'evento è questo, vedete qua uh, con Augas e uh, Gino Roncaglia all'inaugurazione di una biblioteca a Roma ai, ai, ai Parioli. Poi vedete la, la stessa in alto a destra è la stessa il giorno stesso. L'evento sotto è l'inaugurazione di quella di, di Pianello eh, con Michele Serra e la moglie. Sotto nella stessa abbiamo messo un concerto all'apertura perché l'evento è importante. L'evento è durante l'anno scolastico. E se invito una, eh, uno scrittore, se invito un pittore, se invito un fumettista, ma è anche creare l'evento quando si fa. Questo è free, liberi di leggere il primo è stato l'ultimo il primo è stato l'ultimo convegno prima del lockdown, eravamo il 15 di febbraio se non ricordo male ecco questa è una chiesa bellissima a Piacenza e c'era l'evento, c'era Roncaglia c'era anche Eleonora, c'erano tantissimi ospiti, c'era Gianni Poletti eh, e tanti giornalisti e quanti altri l'evento serve per, per dare ossigeno per, così, perché la rete ha quella funzione, non farti sbagliare ma darti ossigeno e proteggerla la, la, la biblioteca va anche protetta, perché se poi arriva il, il dirigente sbagliato, in, in un attimo si fa presto a smantellare tutto. E quindi se la proteggete, la rete, bene o male, è un, è un lucchetto. Finisco con due parole, lì però andate ancora in Google e, 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 e trovate, oppure ci troviamo da qualche altra parte. La biblioteca è il più bello del, del, dei terzi spazi, il terzo spazio quindi è quello spazio che non è né... Non è fuori, non è neanche dentro. È uno spazio che va continuamente inventato con dei terzi tempi. Il terzo tempo è fuori dallo schema, è fuori dall'ora disciplinare. È una cosa dove, dove, dove le cose accadono, dove se il tempo si prolunga o non se ne accorge più nessuno, perché è un tempo bello, che vedete dei musicisti e quant'altro. Gli scaffali, eh, ho, ho lasciato la stessa, li vedete dietro, 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 dietro di me, è un po' la storia della, della vostra scuola sul territorio nel senso che dall'orto entro in biblioteca e rispondo alle tue domande. Se sono sulle isole, sulle isole Tremiti o a, o a Favignana, guardando il mare, i bambini fanno domande, la biblioteca è un, è un bellissimo posto dove. Quindi è un servizio di acquisto collettivo, è un servizio collettivo per la comunità, è un centro di apprendimento diffuso, è uno spazio flessibile, è una rete di protezione sociale. È un terzo spazio, è un tempo diverso, come ho detto adesso, favorisce didattiche innovative, è un presidio del patrimonio culturale, è democrazia, è democrazia, assolutamente, dove, dove, dovevo farla in rosso questa, è inclusione, è integrazione, non sono sinonimi, è un servizio, è una piattaforma, è la piazza di un paese. E questo è tutto. Io, Marzia, ho finito, eh, Eleonora ha i suoi 23 minuti. Eh, quindi eravate d'accordo, così non, sono, non, ho, non ho sforato questa volta, che è già una bella storia. E vi lascio okay. quindi con Miles Davis, dove non continuate a fare quello che fate sempre, fate, eh, fate delle cose nuove, ci si diverte di più e c'è molto più entusiasmo. Ecco, grazie, Angelo. E prima di passare subito la parola a Leonora, ehm, ti raccomando di leggere le domande che intanto sono comparse, così mentre Leonora parla tu potrai rispondere. Prego Eleonora. Grazie. Eh, buonasera. Eh, mi scuso perché il mio sfondo è alquanto meno nobile di quello di Angelo. Eh, vabbè, siete costretti a, a subirvi la mia situazione domestica, in assenza di sfondi neutri. Comunque, ehm, sono contenta, onorata di essere stata invitata qui perché... È, è, è sempre come dire bello è importante avere dei momenti in cui c'è il momento l'occasione di riflettere su storie che si sono aperte come la, la storia che abbiamo cominciato eh, con angelo sulle biblioteche come la storia che è stata avviata con Marzio e con gli altri colleghi nella, nella rete di sfide. Quindi è un'occasione un bella per me, anche se in un momento così particolarmente faticoso eh, come, come quello che, che stiamo vivendo in questo momento. Io mh, vi parlerò in, in maniera molto, molto semplice e molto breve anche in realtà. quindi Cercherò di essere estremamente sintetica, ho una presentazione piccola eh, fatta di immagini. Adesso però sono passata troppo presto. Alla, vabbè, abbiamo saltato la, il titolo. Nel titolo si parlava di ehm, spazio di libertà e spazio di cittadinanza eh, legato alla, alla biblioteca. Eh, non, sono, ecco, non, sono parole, ehm, non sono parole tanto per dire. Eh, nella nostra scuola eh, la biblioteca eh, è, è fondante, lo è sempre stata prima che arrivassi io e prima che le biblioteche fossero innovative, diciamo così. Eh, adesso continuano ad esserlo e continuano ad esserlo anche nell'emergenza. Noi non abbiamo mai chiuso le biblioteche e questa è una cosa di cui vado davvero fiera e di cui... Di cui la mia, la mia scuola, la nostra scuola, il nostro istituto si può davvero fregiare, come, eh, come di un merito, credo, perché la biblioteca è proprio uno spazio privilegiato per eh, favorire eh, l'accrescimento delle competenze negli alunni, nei bambini nei ragazzi attraverso la lettura, perché la lettura è davvero un, un potente veicolo di promozione delle competenze. Fare leggere ai bambini, ma anche leggere ai bambini, è un'attività che eh, già dall'anno scorso abbiamo inserito per esempio nel piano di miglioramento dell'istituto proprio come un'attività fissa di laboratorio da svolgere nelle classi, nelle aule, ma anche appunto nei laboratori e nelle biblioteche. La lettura ad alta voce è fatta dagli insegnanti, fatta quindi dagli adulti che sono significativi per i ragazzi all'interno della scuola. Eh, è proprio uno strumento, è un metodo didattico che favorisce straordinariamente eh, la mh, capacità di eh, comprensione del testo perché arricchisce il lessico, perché matura nei bambini in un clima, e nei ragazzi in un clima relazionale. Eh, amichevole, come si diceva prima, no? Mh, eh, simile a quello che eh, diagio, diciamo: no? simile a quello che un bambino o un ragazzo potrebbe avere in casa, ehm, favorisce ehm, la, la connessione del pensiero e quindi anche le facoltà logiche. Esistono progetti a livello nazionale su questo tema da, da anni, sono stati illustrati per esempio anche nell'occasione della Fiera Didacta di Firenze sia l'anno scorso e sia l'anno precedente. Eh, e quindi ehm, ci sono anche dei dati scientificamente ehm, attestati e, e provati che dicono che laddove le scuole dove si fa un'operazione di questo genere, dove si promuove eh, un'attività di questo tipo, eh, per esempio hanno una, un incremento importante in termini di ehm, capacità di apprendimento dei ragazzi, misurabile anche con le prove invarse. E, e poi la biblioteca per far crescere i cittadini, certo perché la, la lettura mh, è un veicolo eccezionale per rinforzare la, la competenza di cittadinanza la capacità di, di, come dire, di lettura critica nel mondo, della realtà, a partire dalle piccole cose che, che abbiamo vicino. Quindi è proprio il sistema più immediato, direi proprio più facile, che la scuola ha a disposizione eh, per far crescere eh, i bambini e le persone come cittadini. Ehm, dimensioni e tre appunto idee molto molto semplici per dimostrare che cos'è e cos'è cos stata la biblioteca per noi allora prima della pandemia qui ci sono due immagini a sinistra un'immagine di una delle nostre biblioteche della scuola primaria eh, ricavata in un atrio di un corridoio eh, su cui si affacciano su cui si affacciano le aule con eh, Scaffali di risulta, quindi recuperati e, e con pareti colorate e un pavimento, anche questo, insomma, recuperato con poca spesa ehm, da, 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 da genitori. E personale volenteroso, diciamo così. E questa è una lettura fatta nel mese, nel mese di dicembre durante il periodo natalizio, due anni fa, da una delle nostre mamme della biblioteca. Le mamme della biblioteca da noi sono una delle grandi risorse. E, I genitori eh, profondamente coinvolti dai docenti all'interno di questo lavoro, ehm, anche di catalogazione, di prestito, quindi proprio anche di gestione materiale no, della, della biblioteca storicamente hanno sempre aiutato tantissimo gli insegnanti e la scuola a tenere in piedi appunto anche fisicamente le biblioteche e poi ultimamente sono diventate sempre più protagoniste anche in attività proprio direttamente rivolte ai bambini come appunto in questo caso la lettura di un, di un testo nuovo e particolarmente bello. Invece, nella, nella foto di destra eh, c'è la, la biblioteca della scuola secondaria di primo grado, della scuola media, eh, che è stata anche questa rimessa completamente, insomma, rinnovata eh, quattro anni fa. Eh, con eh, anche qui tanto lavoro volontario, qualche, qualche fondo raccolto dai genitori, ehm, qualche, mh, qualche apporto proveniente dal territorio e come vedete anche questa è una biblioteca in cui convivono gli scaffali aperti con i libri sempre raggiungibili dai bambini, con un arredo morbido e comodo che consenta ai ragazzi di stare mh, appunto mh, in libertà no? è in agio in questo ambiente e nel caso appunto di questa biblioteca che come vedete è molto grande molto luminosa, anche eh, questo grande schermo che consente per esempio di eh, vedere dei film no? di vedere dei video in una maniera quasi come se fossimo al cinema. Una, una volta abbiamo anche organizzato il cinema per il territorio in questa biblioteca, quindi è diventato anche uno spazio appunto di spettacolo e di condivisione culturale con, con le famiglie. E quindi biblioteca come luogo d'incontro, biblioteca come luogo didattico, ma luogo di una didattica appunto un po' meno seduta del solito e un po' meno frontale, sicuramente, anche se qui sono tutti seduti, ma vi assicuro che ci sono stati momenti anche molto dinamici. E biblioteca appunto come eh, Agorà, eh, da dire così: prima Angelo ha, ha usato la parola piazza, che vuol dire la stessa cosa, eh, dell'intero quartiere, dell'intero territorio, tanto che per questa biblioteca quella appunto dell'immagine di, di destra, eh, c'è già da due anni a questa parte il, la, il progetto di aprirla eh, come una specie di, um, di succursale della biblioteca civica, no? quindi di eh, distaccamento proprio sul quartiere di San Maurizio della biblioteca civica di Cologno. Durante il lockdown, cioè a partire da febbraio di quest'anno, eh, con la chiusura fisica dei, degli spazi delle, delle scuole, eh, ovviamente c'è stato il problema che dentro le biblioteche non si poteva più andare. E quindi cosa abbiamo fatto? E beh, da un lato, come è stato già detto e spiegato anche molto bene, quindi non sto a ripetere insomma, cose appunto già illustrate da, da Ilaria e da Angelo, c'è stato un incremento eccezionale del ricorso a MLOL. All'interno della, della rete noi possiamo usufruire di un abbonamento alla Media Library online eh, a un costo decisamente mh, competitivo, diciamo così, decisamente conveniente, che ci consente di sfruttare questa grande risorsa, appunto, che offre, eh, come è stato detto, quotidiani, riviste, eh, due prestiti al mese, tutto gratuitamente, sia ai docenti della scuola, sia agli studenti della scuola secondaria sia a tutte le famiglie. Eh, fino all'anno scorso noi avevamo aperto, perché è stato chiaramente un processo graduale, solamente alla ehm, diciamo platea del personale della scuola e agli, agli studenti, alle famiglie della scuola secondaria, eh, da quest'anno e entro questo mese apriremo a tutti i genitori, quindi a tutte le famiglie, a tutte le 1050 famiglie del comprensivo. Ehm, con tutte le possibilità che, che, si, diceva, che si diceva prima. Ehm, ecco, è, 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 è proprio vero e abbiamo raccolto i dati alla fine dell'anno che tra eh, febbraio e giugno del 2020 eh, c'è stato un accesso eccezionale a, a MLOL. E in particolare nella nostra scuola abbiamo avuto eh, quasi 900 consultazioni dell'edicola e eh, circa 1500 accessi. E sono numeri molto, molto importanti per una scuola come la nostra che sta in un territorio periferico eh, non particolarmente forte, ecco non particolarmente mh, mh, come dire, strutturato sul piano culturale. E poi sulla sinistra, invece, ho, mh, mi, mi piace ricordare che eh, c'è un altro esempio insomma, di. Una delle tante altre attività, perché adesso qui non sto a fare l'elenco, ce ne sarebbero davvero tante altre. Abbiamo fatto la giornata del teatro, abbiamo fatto le letture pubbliche, eh, raccolto le poesie, ma, ma è impossibile parlare di tutto. Eh, questo titolo lo pensiamo alla fine, è un romanzo che il nostro amico Ivan Sciapeconi, che è un docente, un maestro del, dell'Ic3 di, di, di Modena, eh, ed è anche uno scrittore, eh, e, ha voluto regalare ai bambini e ai maestri, non solo della sua scuola, ma di tutte le scuole che volevano, pubblicandolo, il libro che ha scritto durante il lockdown, pubblicandolo capitolo per capitolo eh, ogni settimana su Facebook mh, e eh, scaricabile liberamente da tutti. Quando ho visto questa cosa ho detto, beh, è interessante, la voglio proporre ai miei docenti. Quindi ho portato questo, eh, questo romanzo, il titolo lo pensiamo alla fine, perché appunto è il romanzo che è nato ed è anche morto, credo, cioè si è concluso anche senza titolo. L'ho portato nel, nel gruppo chiuso di Facebook dei, dei nostri docenti dicendo, beh, chi vuole lo lo legga, no? lo legga con i suoi ragazzi durante i momenti di video lezione, durante i momenti sincroni che avete. E così è, stato, così è successo. Quindi da un'iniziativa spontanea, che poi spontaneamente si è propagata, è nata un'esperienza di lettura individuale, ma anche collettiva, eh, che si è diffusa eh, tra, tra le classi. E oggi la nostra biblioteca è così. Eh, questa è sempre la biblioteca di prima, quella della scuola primaria di Viale Lombardia, eh, frequentata in questo caso dai bimbi delle classi prime che sono ancora in presenza e non sappiamo per quanto, ma ci auguriamo ancora per molto, che con tutte le precauzioni del caso, con il distanziamento, con le mascherine, eccetera. E liberamente accedono ai testi che, come vedete, sono un po' disordinati perché adesso è tanto che le nostre mamme mancano, quindi è vero che i libri non sono più tanto a posto ma questo non ci impedisce di, di, di frequentare e di far frequentare la biblioteca, è importantissimo per questi bambini perché loro stanno imparando l'alfabeto no? e quindi eh, dentro la loro attività quotidiana di ehm, scolastica, che è appunto quella di eh, bambini di sei anni che... Eh, Apprendono le lettere dell'alfabeto, imparano a sillabare, imparano a leggere le prime, le prime paroline. La, il libro sta pienamente all'interno della didattica. Quindi, non solo la biblioteca non è chiusa, non solo la biblioteca non è stata, come dire, riconvertita a qualcos'altro, quindi non è stata, mi viene da dire, declassata, no? Eh, a, spazio generico, ma ha mantenuto la sua, eh, la sua natura di spazio di apprendimento eh, collegato proprio, strettamente collegato a quella che è l'attività delle, delle classi. E eh, per concludere, che cosa c'è nel nostro domani? Beh, sicuramente c'è Biblò, la, la rete eh, a cui... A cui siamo legati fin dall'inizio, di cui siamo insomma, fondatori insieme a alcune altre scuole e grazie proprio al collegamento con, con Angelo Bardini. C'è il Book Crossing sulla, sulla destra, vedete alcune mensoline. Che ci stiamo autoproducendo e che abbiamo già iniziato a montare. Ancora non siamo riusciti a, a terminare il lavoro, ma ecco, questo dello scambio libero dei libri è uno degli aspetti che da noi finora non era stato ancora implementato e che ci stiamo impegnando a a realizzare, di modo che quando si tornerà ad un accesso libero e finalmente non più vincolato da norme sanitarie eh, alla scuola, potremo offrire ai bambini e soprattutto alle famiglie, ai genitori, anche questo ulteriore servizio del, dello scambio e del passaggio libero di, di, di libri nell'atrio delle scuole, quindi in un luogo frequentato dai genitori, in un luogo appunto in cui le persone eh, entrano ed escono quotidianamente. Vi saluto, vi ringrazio. Questi siamo noi eh, insieme ad alcuni dei nostri genitori. Eh, L'immagine. Vabbè, sono genitori che ci hanno aiutato a mettere in piedi, come dicevo prima, tante cose nella scuola, eh, più che i soldi, servono anche i soldi, eh. chiaramente prima Bardini è stato molto eh, come dire, efficace nel, nel, nel suggerire alcune strade percorribili, eh, servono le persone, servono le persone che siano disposte a condividere il progetto, che siano disposte a metterci energia siano disposti a metterci quello che sanno fare e le nostre mamme che avete visto prima quindi il coinvolgimento del territorio e il coinvolgimento dei genitori è davvero eh, fondamentale saluto tutti volevo dire ad angelo che stasera ci hanno seguito 100 persone e rispetto alla prima volta eh, in cui tu hai parlato di biblioteche a sfide avevi davanti quattro gatti credo al massimo una platea di 15-20 persone, direi che le cose sono migliorate sensibilmente, quindi puoi esserne soddisfatto. E credo che all'interno di questa platea ci sia l'Antonella Biscetti, che saluto sì. particolarmente, e la Maria Grazia Ripamonti, che è la nostra docente, che anche saluto con particolare affetto. Grazie. Grazie a te. Allora, io ho alcune domande, se vuoi posso rispondere. Prego. Prego. Allora, innanzitutto, mh, allora, per non dilungarci troppo, vi do la mia mail, quella di Eleonora. L'avete vista prima. La mia è mingus2011-gmail. Quindi, se avete domande, diciamo anche nei prossimi giorni e volete risposte più precise. Come, come ho detto prima, chiaramente eh, siamo io e Eleonora, cioè, siamo disponibili a darvi una mano. La prima domanda che, se non ricordo male, è quella di Marta, che mi dice come passare dall'esistente, diciamo, un pochino, un pochino datato, quanto capisco, a questi standard di bellezza, è chiaramente un percorso, è un viaggio che bisogna fare. Le, le, tutte le biblioteche che avete visto, eh, quelle belle, sulla destra, partendo anche di sinistra, sono partite da, da, da esempi molto, molto peggiori, credo, dal tuo. Che però è chiaramente, chiaramente un viaggio. Bisogna, bisogna parlarne, nel senso: bisogna intrigare un po', cominciare a, a creare. La, la prima tappa è comunque creare un gruppo che penso, che penso tu ce l'abbia, perché mi parli già di biblioteca, e, e, da, e da quel gruppo cominciare a ragionare insieme, creare un progetto. Dopodiché, eh, diciamo, in, tempi, in tempi variabili a seconda del territorio dove voi vivete, credo sia possibile. Lina dice che parlava appunto di una biblioteca così bella, le biblioteche che, che hai visto lì in realtà sono almeno 6 o 7 della nostra, rete, della nostra rete, quindi sono in paesi anche molto diversi anche molto lontani, a volte lontani anche mille km, però diciamo gli, gli standard della, della bellezza ci piacciono, ci piacciono, perché secondo me come avete visto prima il Museo del Violino. Come, come spiegavo, suonare lì e suonare in un campo, la situazione è completamente diversa e la, e la nostra pelle respira in un altro modo. Poi c'è Antonella che dice: Come raccogliere fondi. Esatto, questa è chiaramente la, una delle ultime cose che ha, detto, che ha detto Eleonora. Ecco, bisogna parlarne con, diciamo, con più tranquillità, perché dovremmo chiaramente fare due ore di, eh, di, di come si fa fundraising all'interno della scuola e su un progetto. Chiaramente è un altro titolo e, e i tempi non, non sono questi diciamo, adatti, però la mail ce l'avete, quella di, di Eleonora pure, quindi possiamo benissimo, possiamo benissimo parlarne con, con maggiore calma. I costi della rete Biblo. Allora eh, Eleonora era nelle 12 scuole fondatrici le affondatrici sono più del doppio, più del doppio, dico anche che, 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 che nonostante possa sembrare strano, durante quei, questi ultimi quattro mesi abbiamo avuto il maggior numero di biblioteche che, 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 che sono entrate o stanno entrando dentro la rete Biblo, e questo lo dice lungo, nel senso che stiamo costruendo, questo è molto bello, credo anche, anche per Marzio nella domanda iniziale, vuol dire che stiamo pensando che esista anche, esisterà, esiste sicuramente una, un futuro dove riapriremo le biblioteche e torneremo normali. E quindi noi stiamo costruendo in questo momento biblioteche, le stiamo progettando. Eh, per cui eh, i costi sono stati, insomma, all'inizio, non ricordo, abbiamo, abbiamo impostato sui 900 euro. Eh, 900 euro significa che... che cioè, la rete a costo zero, i 900 euro servono chiaramente al servizio. Mi piace molto la parola servizio che la scuola dà alla, 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 alla comunità, praticamente, è l'acquisto della, eh, della, della piattaforma MLOL con l'emeroteca piuttosto che il download, piuttosto che l'acquisto la, la, dei libri. In questa in quest annata mh, i costi sono, molt, sono minori perché abbiamo degli avanzi di cassa e quindi di anno in anno diciamo, si, si balla fra. I 600, i 900 euro più o meno, quindi questo è, è un po'. Ancora, eh, cos'è la digitalizzazione? Eleonora, se vuoi dirlo tu, così ci passiamo un po' di, un po di domande, questa te la faccio io. Sì. Allora, eh, la digitalizzazione significa che la catalogazione, non... perdonami. La digitalizzazione della catalogazione sì, sì, del catalogo, sì, sì. Catalogo, significa okay. che non c'è più un catalogo di carta, ma che eh, la catalogazione viene effettuata attraverso un database informatico. Eh, una... Lo posso nominare, Angelo? Sì, penso di sì, no? Marco <ride> si può? Posso nominarlo il sistema? Sì. Beh sì, no, eh, tra l'altro all'inizio quando siamo partiti il sistema era Bookmark Web eh, che mh, peraltro è un sistema che accomuna la nostra rete a diverse altre reti importanti sul territorio nazionale e poi siamo passati da um, un anno e mezzo a questa parte ad um, un um, sistema analogo che si chiama Clavis eh, quindi è proprio una, come dire, come eh, dicevo prima, una... Un database e un sistema eh, informatico per poter acquisire tutti i titoli che sono presenti all'interno delle biblioteche ehm, e quindi effettuare proprio la catalogazione nel, nel senso proprio anche eh, tradizionale del termine, cioè una catalogazione fatta proprio con tutti i crismi della biblioteconomia in senso eh, scientifico. E poi una volta fatta la catalogazione c'è anche l'acquisizione degli utenti, quindi degli alunni fondamentalmente perché sono loro che, che poi effettuano i prestiti e anche il prestito poi è digitalizzato, quindi nel momento in cui il ragazzo, il bambino si presenta in biblioteca e vuole prendere un libro da portare a casa, non da consultare perché invece la consultazione è chiaramente libera. Eh, chiede il testo, il testo viene, viene raccolto dalla persona che sta in biblioteca e attraverso un lettore ottico si legge il, eh, il codice diciamo corrispondente alla catalogazione del libro il codice corrispondente all'alunno ed è definito il prestito quindi, e tutto resta dentro il sistema digitale quindi questa è la catalogazione e come diceva Angelo l'acquisto di questo prodotto informatico insomma per, per la catalogazione ha un suo costo e un suo eh, canone annuale che è comunque insomma affrontabile perché il, le cifre sono quelle che diceva Primangelo Bardini che anche senza avere dei finanziamenti particolari comunque possono rientrare benissimo all'interno delle spese che ogni scuola sostiene per il funzionamento annuale quindi non c'è bisogno di andare a pensare insomma a, cioè non c'è bisogno di avere dei finanziamenti in più per questo ecco, lo dico da dirigente scolastico e non, non da, così, da uomo della strada. Sì, aggiungo una, una cosa quello che ha detto Leonora ed è se, mh, se catalogate, cioè avete un numero adeguato di libri, perché se avete 300 libri, aspettate, se poi comincia a diventare mh, diciamo, un numero anche importante perché potete usare una catalogazione interna fatta attraverso, attraverso access, piuttosto che dopodiché, però, diventa molto interessante in realtà la catalogazione perché eh, innanzitutto la si condivide con tutta la rete, diventa un OPAC per tutti, si sa chi ce l'ha, chi, chi non ce l'ha, si può chiedere consigli e quant'altro. Ecco, l'unico consiglio che vi do io è eh, andate su, se, se acquistate una catalogazione, andate su aziende che hanno una, una pila sulle, sulle civiche, dice la premia Leonora che questo è, eh, gestisce le biblioteche civiche della, di Milano credo della, di, del nord Italia quindi ha, ha molti clienti perché se, fate delle, se, se acquistate dei software deboli poi in realtà a un certo punto si chiudono e voi dovete ricominciare da capo ed è già accaduto quindi per non buttare i soldi è meglio spenderli bene ecco poi il prezzo è veramente, veramente basso se volete poi qua si dice eh, Instagram eh, se si può usare allora, innanzitutto, mh, sì, no, alcune biblioteche del nostro usano, usano Instagram, ma soprattutto per pubblicizzare anche, mh, anche free, usa, usa, usa Instagram, serve soprattutto per pubblicizzare delle iniziative. Chiaramente non, non, non deve essere accessibile e comunque non può pubblicare chiunque, si individua un gruppo redazionale che è responsabile di quello che si pubblica. In genere viene fatto più per le famiglie che per i bambini, ma possono essere benissimo, i consigli di, di lettura, cioè se si crea un gruppo anche di lettura all'interno della, della scuola. Eh, la costruzione, aspetta, eh. ecco, mi piaceva molto, se la, forse l'hai citato tu, eh, quella della costruzione dei, dei contenuti digitali. Ecco, è molto bella questa di contenuti, quando tu hai parlato di Ivan, Ecco, anche questo dà la possibilità a biblioteche anche molto lontane. Noi abbiamo scelto la strada più difficile, più in salita, perché abbiamo biblioteche su isole da ecco, classi da 15 bambini, dire Favignana a 15 bambini, eh, Marettimo ne ha 9, credo. Per cui, ecco, biblioteche anche molto lontane, però si riesce anche poi a... A lavorare, a lavorare al di là del progetto Biblioteche o all'interno del progetto Biblioteche costruendo dei, dei contenuti digitali condivisi. Le domande sono state tantissime, nel frattempo siamo a, a un numero esagerato, dimmi tu Marzio se devo rispondere a tutte oppure no. Eh, bando Miur sulle biblioteche, Bando Miur c'è cioè, l'azione 24, è finita lì. Ricordate che ogni tanto, per esempio, c'è stato il bando per i poli, 50.000 euro, era uno per ogni regione, quindi scannerizzate un po' la rete e diciamo, attualmente so soldi due te che qualcosa arriva, non sono mai delle, delle grandi cifre. Delle grandi cifre. Eh, io direi, direi, lo so che ci sono molte domande, mol, avete suscitato molta curiosità, curiosità, molto curiosità. interesse e questo penso che sia... Una bella restituzione che vi sta offrendo la platea, vedere che siete riusciti a scaldare gli animi, a, in qualche modo a coinvolgere le persone, a fornire spunti, oltre che a raccontare le vostre testimonianze eh, vissute. Questa... L'ho chiede... già, già mandata, ho Perfetto. mandato anche quella di Eleonora, quindi vi possono Perfetto. contattare, penso che voi sarete ben lieti di rispondere e di dare tutte le informazioni in più che adesso in questo spazio non riusciremo a dare. Magari possiamo pensare a trovarci anche prossimamente. E, e, diciamo che, mh, come al solito, tra le negatività che portano queste, queste, mh, queste situazioni, si possono pensare anche delle opportunità nuove. Un'idea che abbiamo avuto all'interno delle sfide è pensare a degli interventi periodici che vanno al di là della solita collocazione tem temporale fissa. E quindi se c'è un tema come questo che, che interessa, che appassiona, potrebbe essere un il motivo per rifare un altro, un altro incontro, un altro appuntamento, eh, magari per approfondire alcuni temi che hanno suscitato più interesse e curiosità e magari offrendo anche nuove testimonianze di esperienze vissute da altre scuole. Questo penso che possa essere una cosa molto interessante. Dalle domande credo che riceverete molto, molte richieste di, di suggerimenti, di aiuto in questi giorni. Sicuramente la mia scuola ve ne manderà qualcuno. E, e quindi magari possiamo immaginare fra un paio di mesi di ritrovarci a chiacchierare ancora su questo argomento così interessante. Bene, ehm, vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e la vostra disponibilità. Ringrazio anche tutti i partecipanti per averci seguito così numerosi e vi rimando ai prossimi appuntamenti di sfide. A presto Buon e buonasera a tutti. Buon ciao a tutti. Grazie, Grazie. buonasera.